Ecco, adesso fate il tifo per i vostri preti, vi invito ad amare, a custodire, a difendere, che davanti a voi, davanti al Signore e davanti al Vescovo rinnovano le promesse del giorno della loro ordinazione. Spero che anche questo sì lo voglio gridato in questo momento dove siamo stati feriti possa produrre frutti di novità ed entusiasmo in qualche giovane. Carissimi presbiteri, la Santa Chiesa celebra la memoria annuale del giorno in cui Cristo Signore comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio. Volete rinnovare le promesse che al momento dell'ordinazione avete fatto davanti al vostro Vescovo e al popolo santo di Dio? Sì, volete unirvi intimamente al Signore Gesù, modello del nostro sacerdozio, rinunciando a noi stessi e confermando i sacri impegni che, spinti dall'amore di Cristo, avete assunto liberamente verso la sua Chiesa? Sì. Volete essere fedeli dispensatori dei misteri di Dio per mezzo della Santa Eucaristia e delle altre azioni liturgiche e adempiere il ministero della parola di salvezza sull'esempio di Cristo, capo e pastore, lasciandovi guidare non da interessi umani, ma dall'amore per i vostri fratelli? Sì, e ora, figli carissimi, pregate per i vostri sacerdoti, che il Signore effonda su di loro l'abbondanza dei Suoi doni, perché siano fedeli ministri di Cristo, sommo sacerdote, e vi conducano a Lui, unica fonte di salvezza. Per tutti i nostri sacerdoti preghiamo. E pregate anche per me, perché sia fedele al servizio apostolico affidato alla mia umile e povera persona, e tra voi divenga ogni giorno di più immagine viva e autentica del Cristo, sacerdote, buon pastore, maestro e servo di tutti. Per il nostro Vescovo Arturo preghiamo. Il Signore ci custodisca nel suo amore e conduca tutti noi, pastori e gregge, alla vita eterna. Sediamo. E si prepara il pellegrinaggio verso l'altare degli oli. Pensavo alla nostra città, in questa giornata, in questo momento, e anche a tutte le parrocchie, anche quelle più lontane. Da Mirabella a Mercogliano, perché possano sentire che parte da questa nostra celebrazione un fiume che, come dice il salmista, un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio. E quindi ciascuno sofferente o nell'apprestarsi ad una lotta o desideroso di bellezza, in questo momento viene raggiunto. Accompagniamo questa processione con il canto. Thank you.
le sofferenze degli infermi, ascolta la preghiera della nostra fede, manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su quest'olio frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo, e fondi la tua santa benedizione, perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventi olio santo da te benedetto per noi nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen. La nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente perché benedica e santifichi quest'olio misto a profumo e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati e resi partecipi della missione di Cristo Redentore. O Dio, fonte prima di ogni vita e autore di ogni crescita nello Spirito, accogli il gioioso canto di lode che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Tu in principio facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi e tra questi l'olivo, perché dall'olio fluente venisse a noi il dono del crisma. Il profeta Davide, misticamente presago dei sacramenti futuri, cantò quest'olio che fa risplendere di gioia il nostro volto. Dopo il diluvio, lavacro espiatore dell'iniquità del mondo, la colomba portò il ramoscello d'olivo, simbolo dei beni messianici, e annunziò che sulla terra era tornata la pace. Nella pienezza dei tempi si sono avverate le figure antiche, quando distrutti i peccati nelle acque del battesimo, l'unzione dell'olio ha fatto riapparire sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa. Mosè tuo servo, per tua volontà, purificò con l'acqua il fratello Aronne e con la santa unzione lo consacrò sacerdote.
Il valore di tutti questi segni si rivelò pienamente in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, quando egli chiese il battesimo a Giovanni nelle acque del fiume Giordano. Allora tu hai mandato dal cielo in forma di colomba lo Spirito Santo e hai testimoniato con la tua stessa voce che in lui tuo Figlio unigenito dimora tutta la tua compiacenza. Su di lui, a preferenza di tutti gli altri uomini, hai effuso l'olio di esultanza profeticamente cantato da Davide. Ora ti preghiamo, Padre, santifica con la tua benedizione quest'olio, dono della tua provvidenza. Impregnalo della forza del tuo Spirito e della potenza che emana dal Cristo, dal cui santo nome è chiamato Crisma, l'olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri. Confermalo come segno sacramentale di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli rinnovati nel lavacro spirituale del battesimo. Questa unzione li penetri e li santifichi, perché liberi dalla nativa corruzione e consacrati tempio della tua gloria, spandano il profumo di una vita santa. Si compia in essi il disegno del tuo amore e la loro vita integra e pura sia in tutto conforme alla grande dignità che li riveste come re, sacerdoti e profeti. Questo olio sia crisma di salvezza per tutti i rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, li renda partecipi della vita eterna e commensali al banchetto della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen.